Amici telespettatori, grazie come ogni settimana della vostra presenza a Fatti e Commenti. Quest'oggi parleremo di cultura, parleremo del documentario che si è svolto ad Orte e da parte appunto del regista Stefano Anselmi e, relativamente alla figura di Filoteo Alberini. Ma prima abbiamo in collegamento telefonico diretto e lo ringraziamo il presidente della vicepresidente, chiedo scusa, della Commissione Ambiente del Consiglio regionale del Lazio, l'onorevole Enrico Panunzi, che saluto e ringrazio. Buonasera, buonasera a tutti i Grazie. telespettatori, Ecco, grazie a voi. la prima domanda che facciamo è quella che riguarda un po' politicamente l'elezione del presidente Nicola Zingaretti a segretario nazionale del Partito Democratico. Ecco, una valutazione vostra anche in riferimento alla nostra provincia. E un altro elemento della domanda si riferisce all'impegno del presidente Zingaretti, se continuerà appunto nell'impegno di presidente della Regione Lazio. Allora, grazie per la domanda di estrema attualità. Diciamo che ovviamente il giudizio è positivo non solo e non tanto per la scelta del nostro segretario, che è quello che io sostenevo, cioè il nostro presidente della regione, quanto per il risultato con cui è stato eletto segretario al primo turno, non va in assemblea, con un risultato intorno al 70%, così come nella nostra provincia. Questo significa che le primarie di domenica scorsa, anche per l'alta affluenza, per la prima volta in controtendenza, insomma, diciamo, se manteniamo dei numeri ragguardevoli, rappresentano sia un'occasione per il Partito Democratico per dare un'alternativa e creare attorno alla figura del segretario un'alternativa all'attuale situazione politica, ma soprattutto per il Paese, appunto, lasciando intravedere che c'è anche un altro modo di vedere le cose che quelle attuali. Quindi quello di domenica è una data importante per il nostro partito, per il rilancio del nostro partito e soprattutto per la nascita di una coalizione larga, di una coalizione che vada praticamente in ampi strati della società e soprattutto rappresenti un'alternativa. Nella nostra provincia i risultati sono stati ottimi, eccellenti, abbiamo Zingaretti ha prevalso in quasi tutti i comuni della nostra provincia, tranne qualche rarissima eccezione, derivante anche da situazioni piuttosto locali e candidature. Noi su quattro, diciamo, membri dell'Assemblea nazionale ne eleggiamo tre, Zingaretti ne elegge tre, quindi il risultato è eccellente, ottimo e soprattutto è foriero di un futuro, per così dire, di coesione e soprattutto di rilancio del partito. Sì, Per quanto ecco, riguarda l'impegno del Presidente, impegno. noi abbiamo detto sin da subito che questo non pregiudicava l'impegno del Presidente della Regione, il Presidente della Regione continuerà il suo lavoro e quando ci saranno le elezioni politiche, ovviamente essendo il leader del partito, il partito di, diciamo, di, il più grande partito dell'opposizione attuale, ovviamente si faranno delle Delle scelte scelte. congruenti. Però, il lavoro della regione va avanti in maniera incessante, con maggiore energia, perché Sì, è ecco, corroborato da questo risultato, ovviamente. ovviamente, ecco, la seconda domanda si riferisce proprio a questo, agli ultimi provvedimenti che la regione ha preso, in particolare riguardo, ecco, ai servizi sociali e poi abbiamo letto proprio recentissimamente anche i provvedimenti che riguardano il mondo del lavoro, cioè incentivi Sì, specialmente vabbè, sono all'occupazione giovanile. certo, sui servizi sociali abbiamo approvato per la prima volta il piano sociale regionale, che è una cartina di tornasole praticamente che mancava da tanto tempo, era stato più volte preannunciato, è stato approvato una mesata fa e ovviamente dà uno strumento importantissimo per i comuni per programmare praticamente le attività sociali, nel senso che oggi gli impegni sono triennali, in passato avvenivano sempre dopo praticamente che i comuni potevano preventivare, quindi diciamo c'era una discrasia, ma al di là di questo viene manifestata l'attenzione della regione per l'aiuto ai più deboli, alle fasce più deboli, e viene fatto in maniera sistematica, come del resto prevedeva la norma approvata in Consiglio regionale in applicazione della 328 l'anno scorso. Quindi questa è una grande e importante pietra miliare del lavoro della regione in questa legislatura. Pensando che noi abbiamo 25 consiglieri su 51 e pensando che il piano sociale regionale è stato
votato senza nessun voto contrario dei membri dell'Assemblea regionale, significa che è uno degli elementi importanti e che possiamo votare come un successo stesso della regione. Per quanto riguarda i bandi, invece, oggi ad esempio a Viterbo abbiamo presentato i bandi sulla cultura e è mia intenzione far sì che adesso prossimamente verranno presentati i 180 milioni biennali per l'occupazione che ieri il Presidente Zingaretti ha presentato all'Università della Sapienza. Perché questo? Perché noi dobbiamo, per così dire, avvicinare i cittadini alla regione, ma soprattutto aiutare le persone, gli enti, le associazioni, i comuni a presentare domande congruenti alle caratteristiche dei bandi, perché da lì c'è la griglia di valutazione con cui verranno ammessi i singoli progetti e quello è praticamente uno degli elementi propedeutici essenziali perché i bandi vengano esperiti in maniera, per così dire, conforme e producano dei risultati per il nostro territorio. Per quanto riguarda quelli sull'occupazione sono 180 milioni e ci sono, per così dire, risorse sia su Garanzia Giovani, che già noi conosciamo, ci sono risorse su lavoro ai disabili, sull'imprenditoria femminile, sui tirocini, sul turnover e così via. Ma in maniera dettagliata lo faremo presentandoli prossimamente anche nella nostra provincia. Bene, io ringrazio come sempre l'onorevole Enrico Panunzi, lo ricordiamo vicepresidente della Commissione Ambiente del Consiglio regionale del Lazio, buon lavoro e risentirci a presto. Grazie a voi, sempre un piacere, buonasera. Buona serata, grazie. Bene amici telespettatori, ora parliamo appunto di questo evento che si è svolto mercoledì ad Orte, mercoledì scorso, vale a dire le riprese da parte del regista Stefano Anselmi di un documentario relativo alla figura del pioniere del cinema italiano e internazionale Filoteo Alberini, che come sapete è nato ad Orte. E trattiamo di questo bell'argomento con il consigliere delegato del comune di Orte, Valeria Dubaldo. Buonasera. Buonasera a te, alla cultura, lo ricordiamo, alla sicurezza, alle politiche associative e alle politiche multiculturali. Poi abbiamo con noi il direttore artistico del Festival del Cortometraggio Filoteo Alberini, Antonio Pantaleoni. Buonasera. Grazie Antonio. E allora abbiamo subito in diretta Gaetano Alaimo, che salutiamo, per la prima domanda a Antonio Pantaleoni. Sì, buonasera agli ospiti, buonasera Stefano, a tutti quelli di Teleorte. Allora, Filoteo Alberini, cittadino illustre di Orte, non so se si può dire il vero fondatore del cinema, comunque un pioniere. Qual è il senso di questo documentario, come nasce e soprattutto le finalità artistiche e di diffusione sul mercato? Allora, il documentario nasce, diciamo, l'idea è stata un po' di Giovanna Lombardi, la scrittrice del libro L'inventore del cinema, proprio Filoteo Alberini, che posso far vedere. È un libro che è stato presentato circa 10 anni fa, alla prima edizione, tra l'altro, del Festival, e questo, ecco, ne vado molto 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 fiero. E da lì poi sono passati diversi anni, quando per un caso fortuito il regista, per l'appunto Stefano Anselmi, ha trovato in una libreria di Pavia il libro proprio di Giovanna. Subito si è interessato alla figura, perché comunque è un personaggio, no? Il suo genio inventivo è affascinante come personaggio, la sua storia, e per questo ha deciso di trovare dei fondi proprio per girare un documentario. Sono passati altri anni, circa 8 anni prima della realizzazione di questo documentario, e ha trovato proprio un produttore, ricordiamo che è la Blue Cinema TV, la produzione, e così si sono imbarcati, diciamo, in questa nuova avventura, anche perché in Italia e nel mondo mancava un documentario sulla figura di Alberini, diciamo, con ogni nazione ai suoi pionieri, e per questo sono stati fatti già dei documentari. E Stefano quindi ci ha contattato, sia al comune di Orte in primis, per chiedere tutte le autorizzazioni, poi a noi dell'associazione, insieme ad Antonio Carroni, l'associazione proprio del Festival, per portarli, diciamo, nei posti dove Alberini viveva da piccolo. E abbiamo visitato comunque la casa di Alberini, abbiamo visitato la casa dove si è trasferito poi con i suoi genitori quando era più piccolino, la contrada di Alberini, la famosa chiesa, ex chiesa sconsacrata adesso di Sant'Antonio.
alcune vie dove Alberini si presumeva che giocava comunque da piccolo prima poi che andasse via da Orte, e così abbiamo girato, abbiamo fatto questa giornata piena di riprese proprio per raccontare la figura del pioniere, del genio inventivo. E il documentario sarà sicuramente, avrà sicuramente, l'uscita sarà televisiva. Non so se usciranno anche al cinema, perché il documentario ha una durata di 52 minuti, quindi è più per la televisione che per il cinema. E noi dell'associazione siamo felicissimi, perché non solo noi con il comune ci occupiamo della figura di Alberini, ma anche persone da fuori, perché comunque il regista, ricordiamo, la sceneggiatrice sono di Milano e la produzione di Roma, si sono interessati proprio a questa sua figura. Quindi questo è un segno positivo, perché vuol dire che si sta espandendo, no? La sua figura. E quindi l'augurio che posso fare al regista, a noi dell'associazione del comune, è quello di far conoscere sempre più possibile, anche a livello, ripeto, lo ribadisco ogni volta, a livello internazionale, Alberini, con la speranza un domani di fare, perché no, un film. Bene, ecco, la consigliere delegata alla cultura Valeria D'Ubaldo, sicuramente per il comune di Orte, per la comunità di Orte è stato un evento molto importante. Sappiamo che avete accompagnato appunto il regista Stefano Anselmi in queste riprese. Ecco, qual è stata l'impressione che hai percepito, diciamo, in questa giornata di riprese, e soprattutto l'attenzione maggiore che ha avuto il regista riguardo, possiamo dire, alla figura di Alberini giovane, perché ecco, ad Orte è stato un po' girato l'aspetto giovane dell'inventore del cinema. Ma il regista si è detto veramente molto molto interessato a questa figura, e lui voleva capire, ecco, proprio come fosse Alberini collegato a noi ortani, all'ortano moderno. Ecco, anche le domande che ci ha fatto, perché abbiamo fatto una piccola intervista io e anche il sindaco, voleva sapere appunto come si colloca la figura di Alberini poi in Orte, nell'Orte moderno. Io gli ho detto che secondo me Alberini è un po' la sintesi proprio di noi ortani, che siamo bravi, abbiamo tante cose, però poi alla fine siamo schivi e non riusciamo ad esplodere, a manifestare tutte le nostre conoscenze, tutte le nostre bellezze come dovremmo, no? Noi siamo quelli che veniamo prima di Roma. Alberini sì, però c'erano i Lumiere, Orte sì, ma c'è Roma, cioè ci manca sempre qualcosa per fare quel salto. Ecco perché gli ho detto, noi come amministrazione vi ringraziamo, gli abbiamo veramente aperto tutte le porte, anche perché, lo dico, è stato a costo zero questa cosa per noi, per la comunità. Ecco, il mio tempo, che lo dedico volentieri, il tempo di Antonio, però all'amministrazione questa cosa non è costata niente, perciò li abbiamo veramente ringraziati e gli auguriamo tutto il successo possibile. E Orte, l'amministrazione, ha un dovere nei confronti della città di Filoteo Alberini. Noi lo dobbiamo far conoscere, glielo dobbiamo, e lo dobbiamo anche a noi stessi, perché appunto Alberini è Orte, è come noi. Dobbiamo veramente liberarci da tutti questi freni. Siamo in gamba, siamo bravi, Orte vale, però ci dobbiamo credere, noi prima di tutti, anche a costo magari di qualche sacrificio. Questo lasciamelo dire, Stefano, ieri mattina ci sono delle persone carinissime che hanno collaborato, altri che si sono arrabbiati perché non potevano parcheggiare in divieto di sosta perché stavamo girando. Io dicevo, ma è divieto di sosta? Sì, ma ce lo metto sempre, voi lo dovevate dire che oggi anche giravate questo. Il film. Ma certo. Cioè, delle cose assurde, però diciamo che la maggior parte della gente, una cosa molto carina, e lo dico tranquillamente, perché un ortano, Ettore Cianchi, che lavora in Rai, ci passava con la moto e ci ha visto sotto casa di Alberini che stavamo facendo le riprese. È passato, è tornato indietro, ha detto, io e adesso lo farà avere al regista la ripresa di quando è stata messa la targa, cioè la targa sotto la casa di Alberini. Ho la ripresa perché evidentemente andò pure su Rai 3. Un'altra persona, Fabrizio Moretti, ci ha detto, io ho l'albero genealogico di Alberini. Perciò c'è stata anche questa interazione appunto fra i cittadini e il regista. La famiglia Bellucci, Giuseppe Bellucci, ha raccolto anche altre cose. Adesso Antonio scannerizzerà tutto e li manderà al regista. Perciò, ecco, diciamo che è stato anche un crescendo. È stato anche molto emozionante per questo, perché io lo dico, se la gente viene stimolata nel modo giusto, poi risponde.
risponde. Ecco. Sicuramente. Sicuramente. Ecco, e, devo dire questo, l'attenzione la notiamo insomma oggettivamente in questi ultimi anni proprio dal mondo del cinema, e questo direi che è un elemento molto importante, cioè che degli operatori anche importanti, no? Ricordiamo anche il regista Alessandro D'Alatri, che ha mostrato molta attenzione, molto interesse, e soprattutto anche questa idea che giustamente lo ricordava Antonio, già a suo tempo appunto l'autrice del testo e aveva appunto messo a disposizione questo testo, l'aveva quasi lanciato, ecco, sì. Come hai detto te bene, leggendolo da parte di questo regista, di Stefano Anselmi, si è concretizzato questo elemento, anche purtroppo dopo l'importante, dopo degli anni. L'importante però, ecco, che è stato realizzato e che comunque, ripeto, come dicevo prima, ci sono persone che credono oltre, no? Anche oltre il discorso di Orte, nel senso che non siamo solo noi ortani che spingiamo per far conoscere Alberini, ma anche al di fuori. E questo nutre, ci fa. Perché, no, hanno cercato finanziamenti hanno presentato il progetto del documentario, ma non l'hanno finanziato. Alla fine si sono autofinanziati con la produzione che appunto ci raccontavano ieri, e hanno messo in piedi, insomma, tutto questo progetto. Comunque è un documentario che verrà girato, vabbè, ad Orte è stato già girato, comunque le prossime tappe saranno Firenze, Bologna e probabilmente anche Parigi, perché comunque ci sono tantissimi studiosi sulla figura di Alberini che comunque per anni hanno dedicato la propria vita, come ha fatto magari, ecco, Giovanna, a capire chi era veramente Alberini e cosa ha offerto al mondo del cinema, ma non solo, perché Alberini non è solo un inventore del cinema, è un inventore a 360 gradi, ha fatto tantissime scoperte rivoluzionarie, anche in ambito militare. Quindi insomma io lo definisco, ecco, un genio inventivo. E poi l'ha commercializzato il cinema, l'ha non commercializzato, è rimasta soltanto. No. Sì, perché se non andiamo al cinema è grazie a lui. Sì, no, le sale dico questo perché è una cosa importante. Lui sono racchiuse un po' tutte le figure del cinema. È stato comunque un attore, un regista, uno sceneggiatore, un produttore e alla fine anche un distributore, perché ricordiamo che comunque a tutti ha aperto i primi studi, no? La Cines, la famosa Cines, sì. Quindi è l'unico che poi ha dato veramente un qualcosa in più al cinema rispetto agli altri, comunque magari, no? Hanno sviluppato un cortometraggio, chi alcuni pezzi della macchina, invece lui è stato proprio quello più completo. Ricordiamolo anche la sua attività di ricerca successiva, nella sua seconda parte appunto dell'esperienza, proprio di tecniche nuove, no? Di tecniche di ripresa e anche di sviluppo del cinema, quindi veramente è per quello che secondo me è tutto. No, ecco. merita tutti i nostri sforzi. Va ricordato e comunque in Italia deve essere riconosciuto, non solo, ripeto, da noi, perché vabbè, noi siamo di parte. A livello locale, no? Ma sì, anche a livello nazionale, perché è giusto che sia così, dall'Anica, da tantissimi altri importanti. Ecco, io volevo fare questa domanda adesso a Antonio Pantaleoni, pugnino nell'orizzonte la prossima edizione del Festival del Cortometraggio. Come sempre sono confermate le date orientativamente? Quest'anno abbiamo cercato di anticipare. Quindi fine settembre vogliamo fare, diciamo, un festival con il bel tempo, ecco, con il caldo, e stiamo capendo se fare 4 o 3 giornate. Comunque ci sarà la solita premiazione, quindi premieremo anche quest'anno un'eccellenza nel mondo del cinema, un'eccellenza cinematografica. Stiamo già vedendo, abbiamo già contattato diversi registi importanti che hanno dato momentaneamente la loro disponibilità in base ai propri impegni, perché purtroppo uno di questi, non so, ancora non si sa se in quel periodo deve girare un film in America. Poi comunque ci saranno i soliti cortometraggi, tra l'altro è fondamentale perché abbiamo già lanciato il concorso, quindi sono già arrivati i primi cortometraggi, quindi inizieranno tra qualche mese le solite visioni. Il numero dei 140 cortometraggi è un numero rilevante, direi molto rilevante. Un numero importante che sta crescendo di anno in anno, e soprattutto una cosa importante che ho notato di questi cortometraggi è la qualità, che è sempre più alta, a parte anche le tecniche, i materiali,
i macchinari messi poi a disposizione, però insomma, anche le storie, vedo che comunque è un crescendo di anno in anno, e questo E è comunque ottimo. probabilmente vedremo anche il documentario di Alberini, Sì, che ci ecco, hanno ci sarà promesso questa che possibilità. Sì. verranno, faranno, sì, Sì, diciamo che è qualcosa ancora più bella, sì, però vabbè, non dobbiamo ancora vedere se è fattibile, perché la produzione adesso non posso svelare nulla Sì, perché dobbiamo vabbè, fare ancora quello. l'accordo, però è impegnata proprio come Fiodo Alberini nella tecnologia, quindi non solo sono produttori, ma c'è una costa dell'azienda che fa anche sviluppo tecnologico in ambito audiovisivo. Quindi vedremo se c'è la possibilità, ecco, come diceva giustamente Valeria, di proiettare comunque il documentario, o anche se non c'è la possibilità del documentario, anche comunque un teaser di 10 minuti, un quarto d'ora che racchiuda un Da po' via. un riassunto di quello che è stato il documentario. Bene, a Valeria volevo chiedere il rapporto con l'istituto di istruzione locale, cioè c'è stato un bel rapporto, ecco, con gli Certo. studenti e anche, ecco, tutto sommato la collaborazione con l'amministrazione. Ce ne vuoi parlare un Sì, pochino di questo? infatti ecco a settembre, a fine settembre faremo anche la proiezione di questo cortometraggio Cortometraggio. che è stato girato appunto dal regista Stefano Gabriele con i ragazzi bravissimi, bravissimi dell'Istituto Omnicomprensivo del quarto anno, quarto? Del Terzo, quarto e quinto terzo, anno. quarto e qualcuno anche del Di quinto, quinto, sì, sì. il triennio praticamente. Ragazzi bravissimi, entusiasti, noi appunto abbiamo avuto il privilegio già di vedere questo cortometraggio che ha superato veramente ogni aspettativa. I ragazzi bravi ci si sono dedicati e ecco a settembre appunto lo vedremo. Io mi sono commossa quando l'ho visto Vedendolo. perché a parte anche l'argomento, no, che tratta appunto il bullismo, c'è una ragazza bullizzata insomma nella scuola e poi comunque insomma la tematica appunto, questa finisce bene per Meno fortuna, bene. però comunque è una tematica che va affrontata, non tutte le storie finiscono bene, però bisogna comunque sempre parlarne. E ecco appunto anche il cinema, no? Che serve anche come denuncia, è anche come aiuto per capire appunto certi problemi. E niente, anche io ringrazio ancora la direttrice Fiorella Croccoli che ci ha messo a disposizione praticamente l'istituto. Sì. Ringrazio la Polizia di Stato, la Questura di Viterbo che sono venuti per girare alcune scene. È stata una cosa molto molto intensa, però ci ha dato veramente grande, grande soddisfazione. Soddisfazione. Io mi auguro, ecco, anzi, sicuramente Sì, ripeteremo l'esperienza. l'esperienza. Questa Sì, esperienza. Sì, sì. vorrei ricordare una Bene, cosa ad che. ultima. Sì, però l'ultima Sì, cosa sì, sì. in merito al cortometraggio, che comunque è stato girato da Stefano Gabriele e dalla sua troupe, che erano tre Sì, o sì. quattro operatori, tra fonici, macchinisti, eccetera, e in 2 giorni è stato girato. Sì. Quindi con ragazzi alle prime armi, che nessuno di loro è un attore, nessuno di loro sapeva come funzionava comunque una macchina da presa, un microfono, e comunque hanno dato tutti i ragazzi, comprese, diciamo, la preside, la vicepreside e tutti i docenti, che veramente hanno fatto un ottimo Sì, no, lavoro. ma è un È stato ottimo veramente prodotto. un ottimo prodotto, comunque col tempo, considerando sempre il tempo, perché un conto giri con attori professionisti e un Certo. conto giri, no? E soprattutto poi il tempo, ecco. Quindi Diciamo ringrazio Stefano. anche che ci hanno anche offerto di doppiarlo. Sì, c'è Ecco, questa sembra. possibilità che stiamo vedendo. Esperienza, bene, Sì, una sarà bellissima bello. esperienza, perché noi stiamo cercando di far capire, diciamo, ai ragazzi proprio tutta la filiera del cinema, quindi dalla produzione poi alla distribuzione in sala, in questo caso durante il Festival Alberini, anche la promozione dei social, perché ricordiamo che è la cosa più importante, no? Poi, una volta finito il film, comunque le persone devono sapere che c'è il prodotto. Quindi, e poi soprattutto anche la parte dedicata al doppiaggio. Quindi c'è questa possibilità. Adesso stiamo vedendo con la preside Fiorella Crocoli, con la vicepreside Antonella Pofi, se riusciamo a portare i ragazzi in questo studio romano importante, dove i ragazzi potranno poi eventualmente doppiare i propri personaggi. Quindi crescerebbe, diciamo, poi il prodotto sarebbe ancora È una qualità, più una qualità e alto. Sì, un'esperienza. sì.
un'esperienza per i ragazzi. Comunque è sempre un'esperienza importante, quindi bene, speriamo di replicarlo, mi diceva prima Valeria, sicuramente faremo un altro cortometraggio con l'istituto. Bene, quest'anno noi siamo a disposizione anche come Teleradio Orte per divulgare queste belle iniziative. Noi ringraziamo di nuovo per la partecipazione Valeria D'Ubaldo, consigliere delegato alla cultura del Comune di Orte, e Antonio Pantaleoni, direttore artistico del Festival del Cortometraggio Filo dei Valperini. Grazie a voi. Grazie. E grazie ai telespettatori. Grazie.